Ballava stese di misura il sentitissimo derby con l'Avezzano, giocato all'Aragona in un clima caldo nonostante la pioggia caduta nella ripresa. Ai ragazzi di Gianluca Colavitto basta una rete in apertura di Nicola Fiore per portare a casa i tre punti e regalare ai marsicani il primo dispiacere della stagione. Male nel complesso la squadra di Giampaolo, generosa ma spesso inconcludente al cospetto di una Vastese più organizzata. Padroni di casa in campo con il 4-3-3, marsicani disposti con un 4-3-1-2. Nell'Avezzano esordio dall'inizio dell'ultimo arrivato Verruschi. Al sesto Vastese subito in vantaggio con il pallone recuperato da Leonetti sulla metà campo avezzanese e con il tiro a botta sicura respinto da Fanti prima della conclusione a rete di Fiore che non lascia scampo al portiere della formazione ospite. Al nono colpo di testa di Bianciardi sugli sviluppi di un angolo con la palla di poco sopra la traversa. Match subito ricco di emozioni visto che al decimo è De Feo a chiamare alla parata Fanti. La squadra marsicana non appare tranquillissima e al quindicesimo c'è una indecisione fra Verruschi e Fanti con Leonetti che però non ne approfitta facendosi respingere la conclusione. Pian piano la formazione ospite si scuote al venticinquesimo. C'è questa volta un errore della difesa adriatica che si lascia infilare al centro con Bagaglini costretto a falciare prima dell'ingresso in area di rigore Guerra rimediando il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Della punizione si incarica Cerone che dai 18 metri mette di un soffio al lato. In 10 la squadra di Colavitto deve ricalibrare il modulo che diventa un 4-4-1. L'Avezzano sposta in avanti il proprio baricentro anche se Camerlengo è impegnato solo al 32esimo. Il match è combattuto e molto sentito anche sugli spalti da dove piovono fischi copiosi per l'ex Menna ogni qualvolta il difensore biancoverde tocca il pallone. Emozioni anche sul finire ed in particolare al 46esimo quando Verruschi va a sgambettare Leonetti lanciato a rete rimediando anche lui il rosso diretto per fallo da ultimo uomo. Ristabilita la parità numerica, la punizione della Vastese non sortisce gli effetti sperati e con le due squadre che rientrano così negli spogliatoi sul punteggio di 1-0 per la formazione del presidente Bolami. Subito proteste in avvio di ripresa al secondo quando cade a terra Fiore in area avezzanese dopo un contatto con un avversario sotto gli occhi di Arena di Torre del Greco che lascia però proseguire. Alla decimo Vastese vicina al raddoppio con Stivaletta che chiama alla respinta difficoltosa Fanti che viene poi sostituito al 14esimo da Lombardi con Giampaolo che getta nella mischia anche Dos Santos per D'Ambrosio. Sull'Aragona si abbatte un violento acquazzone che complica i piani marsicani costretti ad attaccare su un campo allentato. Gli ospiti spingono ma con poco costrutto visto che Camerlengo non deve effettuare alcun intervento degno di nota e anzi Amelio alla mezz'ora con un tiro ad effetto far correre un brivido a Lombardi con la palla che finisce di un soffio fuori. Il finale di gara vede al 43esimo però il gol mancato da Pellecchia con Camerlengo reattivo e poi la conclusione di Deramo parata a terra dall'estremo di casa. I biancoverdi ci provano con ostinazione fino alla fine ma al 94esimo Camerlengo dice no a Dos Santos con la festa dei padroni di casa ed il rammarico di un avezzano punito soprattutto dai propri errori. Giampaolo, una sconfitta figlia di qualche errore di troppo in difesa nel primo tempo e poi nel finale di gara avete avuto anche due occasioni per pareggiare questo match. Sì, figlia di qualche errore individuale perché la partita era stata preparata bene, la squadra ha giocato con personalità, abbiamo preso questo gol dopo 10 minuti, un errore individuale, poi ci siamo rimessi a giocare, loro in 11 contro 10 abbiamo giocato, c'è stato purtroppo un altro errore individuale, la partita poi è andata così, però non posso che fare i complimenti alla mia squadra perché ha sempre cercato di giocare a calcio, è normale che dobbiamo migliorare, però ha dimostrato personalità, se non ci fossero stati questi due errori individuali forse la partita avrebbe preso una piega diversa. Colavitto, una prova di sostanza contro l'Avezzano, vittoria meritata su un campo difficile per la pioggia, tre punti importanti anche per i tifosi che tenevano molto a questa partita. Hai detto giusto, abbiamo fatto un bel regalo ai nostri tifosi che oggi sono venuti numerosi e dal primo al 95esimo li abbiamo sentiti, la squadra li ha sentiti e quindi è un passo importante oggi. Non avete rischiato praticamente nulla per 88 minuti, poi alla fine stavate per incassare il gol del pareggio. In queste partite qui veramente devo fare un plauso ai ragazzi perché hanno fatto una fase di non possesso come voglio io, però bisogna crescere
e ci prepariamo in settimana bene bene, perché dobbiamo affrontare una partita, un altro derby, una partita difficilissima, e quindi sono contento, ma già sono proiettato per il lavoro settimanale.